Dal 1 marzo 2021 lo SPID è diventato obbligatorio, non avrete quindi più nessuna possibilità di accedere ai siti della pubblica amministrazione senza di esso. E per questo motivo oggi voglio venire in vostro aiuto e voglio aiutarvi a capire che cos'è e come potete fare per attivarlo online. Cominciamo! Molti di voi probabilmente non sanno di che cosa sto parlando, ma per la fine di questo video avranno capito sicuramente di più. Lo SPID rappresenta un po' la croce e la delizia per molti italiani, specialmente alla luce di tutte quelle problematiche che ci sono state legate ai vari bonus statali e la loro fruizione. L'abbreviazione SPID sta letteralmente per Sistema Pubblico di Identità Digitale e rappresenta un sistema unico di autenticazione che ci permetterà attraverso due credenziali di accedere in piena sicurezza a tutti i servizi dell'opinione pubblica online. E questo andrà quindi a sostituire il metodo utilizzato fino ad oggi dei login singoli per ogni tipo di sito. Molti fino a poco tempo fa probabilmente non lo conoscevano neanche, lui infatti è salito recentemente alle luci della ribalta grazie ai vari bonus statali messi in atto dallo Stato e in particolar modo con il caos generato dal bonus mobilità che io fortunatamente sono riuscito ad ottenere. Quindi capiamo un attimino insieme cosa serve per andarlo ad attivare. La prima condizione necessaria è quella di aver compiuto 18 anni, quindi di essere maggiorenni, cosa che tra l'altro ci darà la possibilità di ricevere un bonus fino a 500 euro, ma questo è un altro discorso, quindi per il momento lasciamolo da parte. Se poi siete residenti in Italia sarebbe preferibile, questo perché alcuni metodi di verifica da parte dei provider richiedono la presenza fisica, quindi ad esempio con Poste di andare presso un ufficio postale. Ma tranquilli che anche se siete residenti all'estero c'è comunque una soluzione e ve la spiego tra poco. Se siete nel nostro paese, richiedere lo SPID è semplicissimo, vi basterà infatti un indirizzo email qualsiasi, che però vi consiglio di scegliere molto attentamente, magari non mettendo un indirizzo lavorativo a cui un giorno potrete non riuscire ad accedere, il vostro numero di cellulare, la tessera sanitaria e un documento in corso di validità. Se invece siete cittadini italiani residenti all'estero non avrete la tessera sanitaria, quindi dovrete sostituirla con un certificato di attribuzione o in alternativa un tesserino indicante il vostro codice fiscale. In base al provider di identità digitale scelto, e tranquilli vi spiego di che cosa sto parlando tra pochissimo, potrebbero leggermente cambiare le procedure di registrazione, ma in particolar modo quelle di autenticazione. Infatti, giusto per fare un esempio, con Poste ID potreste recarvi all'ufficio postale per effettuare il riconoscimento con il vostro documento, oppure potrebbe essere necessaria una videochiamata con webcam o utilizzare la vostra carta d'identità digitale o la carta nazionale dei servizi. State molto attenti quindi al provider che scegliete perché in base al tipo di attivazione che dovrete fare con la vostra persona chiaramente ci potrebbe essere un costo aggiuntivo. Non andrò a parlare di tutti i provider presenti in Italia, questo perché l'ho già fatto all'interno dell'articolo scritto che trovate qui sotto in descrizione. Quindi potrete scegliere il provider che più preferite. Vi andrò invece a parlare di quelli con cui ho avuto direttamente e indirettamente a che fare e sono tre: Poste ID, Sielt ID e Team ID. Tra questi ci sono differenze molto minime, ma che riguardano specialmente i tipi di attivazione e il livello di sicurezza, che nel caso dello SPID può essere livello 1, livello 2 o livello 3. Ve li spiego brevemente così non facciamo confusione. All'interno del livello 1 sono presenti solo due credenziali, ossia username e password. Nel livello 2 c'è l'aggiunta anche dell'OTP, quindi quel messaggino con un codice che vi arriva per capirsi anche quando fate le operazioni di banca attraverso l'home banking sul cellulare. E il livello 3 invece va a richiedere anche l'uso di dispositivi esterni come ad esempio una smart card da collegare al vostro computer o da utilizzare con il vostro smartphone. Ad esempio Poste ID e Sielt ID utilizzano una sicurezza di livello 3, quindi il massimo possibile come vi ho detto poco fa, mentre Team ID si ferma solo al livello 2, ma di fatto sono differenze così irrisorie che probabilmente per molti di voi potranno essere completamente trascurabili. Andiamo a fare una precisazione: lo SPID è gratuito in ogni caso, quello che invece
potrebbe comportare un costo aggiuntivo è l'operazione di verifica dopo che avete inserito i vostri dati personali, quindi i primi dati che vi vengono richiesti, come la mail, il numero di telefono, il numero di documento, insomma quelli di cui abbiamo parlato prima. Ad esempio, andando a parlare di PostID, vi dico che l'autenticazione presso l'ufficio postale è completamente gratuita, così come è gratuita quella tramite webcam, mentre il servizio a domicilio viene 14,50€. Quindi, anche se in questo momento purtroppo è stato sospeso causa Covid, ha un costo, diciamo, basso, ma comunque un costo. TIM invece ci fa pagare anche il servizio di verifica con webcam, mentre Sielt ID è gratuito in ogni caso, con qualsiasi tipo di verifica dell'identità. Voglio parlarvi anche un po' di quella che è la mia esperienza personale. Come forse avrete intuito, io utilizzo PostID, ce l'ho ormai da moltissimi mesi e ho effettuato la richiesta di attivazione online, completando poi il processo di verifica personale presso un ufficio postale, ma davvero ci ho messo 5 minuti massimo. Mi hanno semplicemente chiesto la mia carta d'identità, hanno verificato che tutto fosse correttamente inserito all'interno del sistema ed il gioco era fatto. Ho ricevuto un SMS che mi diceva che tutto il processo era andato a buon fine e quindi ero pronto a utilizzare la mia identità unica digitale. Bene, una volta ottenuto il vostro SPID, vi faccio vedere che è possibile utilizzarlo sia con le app della pubblica amministrazione, o ad esempio accedendo al portale dell'INPS senza il vostro codice fiscale, o per applicazioni come io, attraverso il mio SPID in maniera molto semplice. Ci basterà andare a selezionare l'identity provider che abbiamo utilizzato, nel mio caso Poste, e andare ad utilizzare le nostre credenziali. Per accedere in questo caso sto utilizzando uno SPID di secondo livello che, come vi ho spiegato, andrà a farci inviare un OTP, quindi un SMS sul telefono, per la doppia autenticazione, e vi faccio vedere se clicco su entra con SPID che cosa succede. Ci viene infatti richiesto di inserire un codice SMS che vado ad inserire e poi andiamo ad aprire. Se poi vi ricordate, solo qualche giorno fa vi ho parlato della lotteria degli scontrini e tramite il vostro SPID potrete andare ad accedere alla vostra area riservata, anche se lo SPID in fase di registrazione non vi viene chiesto. Se clicco qui su accedi all'area riservata, ci viene richiesto di entrare con il nostro SPID. Andiamo in questo caso anche a selezionare un identity provider come Poste, sempre nel mio caso, e ecco qui che mi viene richiesto uno SPID di secondo livello con il mio username e la password. Una volta inseriti i nostri dati, username e password, che ho volutamente coperto, ci basterà poi cliccare su prosegui e controllare l'autenticazione tramite il nostro smartphone sull'app, nel mio caso PostID. Quindi vado a mettere il mio dito, torniamo al servizio, clicchiamo su acconsenti e ecco che sono all'interno della mia area personale. Durante questi mesi di utilizzo devo dire che non ho avuto malfunzionamenti significativi, che per lo più erano legati ai server o all'applicazione, ma comunque tutto è stato risolto. Devo dire che sono riuscito ad ottenere anche il bonus mobilità senza particolari intoppi rispetto a tanti amici che utilizzano TIM ID o Sielt ID. C'è poi da dire che il pago PA è sempre stato abbastanza complicato da utilizzare tramite l'applicazione PostID sul mio smartphone Android, ma ultimamente qualcosina è migliorato. Comunque non vi consiglio di scegliere in base a quello che vi sto dicendo io, ma dato che tutti i servizi sono più o meno simili, potrete orientarvi in maniera autonoma, magari consultando, come vi ho già detto, l'articolo scritto che ho realizzato e verificando anche quelli che sono eventualmente i servizi offerti, se possono essere più o meno affini a quello che state cercando. Ormai non avete più scuse, dovete assolutamente affrettarvi a farlo, visto che, come vi ho già detto, è diventato obbligatorio. Spero di aver fatto un po' di chiarezza e avervi aiutato a capirci un po' di più. Fatemi sapere in un commentino qui sotto quale provider utilizzate, con quale vi siete registrati e quando, e se eventualmente avete avuto problemi. Mi piace sempre il confronto anche con esperienze diverse dalla mia. Vi saluto, ciao a tutti da Niccolò e alla prossima!